Mi si sta inceppando il cervello Guarda, dentro le mutande. non è una novità questa. Comunque, bentornati con il Let's Play di Super Mario 64. Dopo 5-6 giorni di pausa, finalmente continuiamo. Prima di cominciare con la parte, però, vorrei sponsorizzare due canali. È inutile che nei commenti mi chiedete di fare pubblicità ai canali, tanto non lo faccio nemmeno se mi pagate. No, se mi pagate sì, non vi preoccupate. Però non lo faccio gratis, comunque. Sponsorizzo il canale di Mr. Dottor Cazzeggio e il canale di Pogomods. Vi consiglio di iscrivervi ai loro canali per i video che caricheranno in Ma è futuro. I tuo link sono nella cugino! descrizione. Non puoi fare una cosa a tuo cugino! Non puoi sponsorizzare il tuo cugino! Perché no? Che sarebbe una stronzata! Intanto l'ho fatto, non sembra. Porco Pakistan. Ha laggato per un attimo come hai parlato. Come hai detto una stronzata, ha laggato. Allora, questa parte della stella già l'avevamo cercata di registrare, solo che c'erano troppe bestemmie, quindi la rifacciamo. Esatto. Ma erano esagerate quelle bestemmie. Stavo io che ne stavo dicendo, boh, tante. Allora, perché Davide non sa si spiegava con l'ano, qual è il problema? Davide non riesco a salire sulla cosa di pietra, come faccio? Hai qualche problema di handicappato? Ma che problema è handicappato? No, Yes, yes. no, sono cappato, non anticappato. Io capisco. Non riesco a salirci, come faccio? Come si fa il salto all'indietro? Ah, ecco, con il salto all'indietro mi sa che ci riesco. Perché gattone ha posto di fare il salto all'indietro? Perché hai qualche cosa grande nel cervello, già te l'ho detto. Non lo fa! Mannaggia al Vaticano! Ma cosa? No, non riesco a raggiungere. Non riesco a raggiungere Gesù qui sopra. Perché non ci riesco? Spiegami perché. Oh, io Cos'è che schifo? cosa? Ci sono riuscito, padre Pineta. C'è il bug? Ah no, non c'è più il bug. Adesso devo prendere lui. Adesso non devo, devo prendere la monetina, no, l'uccellone. Che devi fare con gli uccelloni? No, c'è solo un uccellone a me che mi garba. E non è il tuo. No, non voglio sapere di chi è. È lo stesso che ti garba anche a te. Ovvero? Francesco, penso che si parla di te. Sì, dai, ma non lo chiamarlo per nome, ancora gli dà fastidio. No, no, non ti preoccupare. Ok. Ho fatto la fregnaccia! Ho fatto la fregnaccia! Porca Eva, mi dovevo fermarmi, mannaggia al cane. Io non sono mannaggia al cane, non Fai la specifichi. fermaccia. Fai la. E chi è quel cane però? Conosciamo tutti quel cane. È un cane simpatico? No, è antipatico, dice le bestemmie. Allora è. Vabbè, va. È Rex! No, è Nostradamus. Cosa? Stai dicendo cose senza Lo senso, so perché dai. sto facendo le puttanate. Perché sento le canzoni? Forse perché sto registrando. Ah. Poi è quello intelligente dei due. Umberto è E via, da. non riesco a volare e piazzarmi sui pilastri, come faccio? Hai qualcosa di grave nel cervello? Nel cervello no, ma nel. No, sono caduto nel culo! Sei caduto nel culo. Secondo te devo farmi qualche complesso se non ci riesco? Io comincerei a farmi delle domande se non ci riesci, tipo perché esisto? Ti ricordi quando tu non riuscivi a trovare il tuo pene per pisciare? Ed hai pisciato dal culo? Cosa? Non te lo ricordi? E togli Il video! Kaito Challenge è partito da solo! Dove è Comunque andato? A Parigi? Umberto, Connor sta distruggendo la gente 47 se ti interessa. Porca puttana, no! Sennò poi devo farlo ad ottobre, il Let's Play. Perché ce l'ho prenotato quel gioco qui?
di risparmiare un po' di soldi. Sì, sì, calma, calma. Berto. Dimmi. Dimmi, Down Kid 528. Aspetta che c'è Akitom. Che? Tu non hai sentito niente, vero? Vaffanculo, figlio di cazzo. Ora devo censurare, sempre per colpa delle tue puttanate. Grazie, grazie. È uscito da solo. Ma dopo non abbiamo detto chi è Akitom, quindi. Ma non ripeterlo, però. Ma non abbiamo detto chi è di YouTube, quindi posso anche non. Hai detto se ti hai detto che gli è di YouTube. Ah, via, c'è un problema, ho preso tutte le 4 stelle, ma non si apre la piramide. Ti sei rimesso sopra il coso? Non è che li devo toccare i pilastri, tutti e 4 quando prendo le stelle. Può essere, Falessi. Prova. Vaffanculo! È che sono tu per il nome mio. Ma sai che devo rifare tutto la... Dai, puttana la maf... Porca Eva, sto quadro di merda. È meglio prendersi un martello e ficcarselo in culo che fare sto coso. Qua non si apre un cazzo ancora. Comunque forse ho capito più o meno cosa bisogna fare. Devo toccare tutti i pilastri. Non sono le stelle gialle il vero obiettivo. Solo che Davide, siccome è anticappato. Davide, tu cosa ti mangi la mattina? Eh? Davide, cosa cazzo ti mangi la mattina? No, pane e me. Pane? Pane e cioccolato. È buono. Lo fa cacare la Madonna. Cosa fa cacare? Me ne è fatta dire una. Perché ne sto dicendo parecchie dai nervi da quando abbiamo cominciato sto frustrantissimo livello. Mannaggia al Vaticano, perché cade? Perché cade? Spiegami perché. Davide, spiegami perché. Spieghi perché cade. Wahoo! Yahoo! Prima andare al prossimo, vediamo che cazzo succede. Porca puttana. Ma solo a me non si vuole aprire sto cazzo di coso. Ma Davide, mannaggia Eva, mi senti? Non ci riesco in nessun modo. Eppure ho visto anche come si fa su internet. Ma perché non ci riesco? Ce l'ho fatta, mannaggia. Porco! Salire su tutti i pilastri, le monete non c'entravano un cazzo. Adesso per sfidarmi delle puttanate che dici tu ogni volta. Porco! Ti prego, fai che ci riesco. Dai, dai. Davide, posso piangere? Sì, puoi farlo. Per pochi attimi. Davide, non riesco ad arrivarci con il super potenziamento per pochi attimi. Davide, come posso fare a salire ora in cima alla piramide? Vi do un consiglio. Fai il tripo salto? Il problema è che si è esaurito il potenziamento. Ora devo andare a farmi il cazzo di Dio. Io voglio bene a Davide, lo voglio bene, soprattutto perché è down. Perché se non era down, tutto sto bene, non glielo volevo.
Ah, che bello, dalla prossima stella è quasi finito l'incubo di questa cazzo di stella che mi sta facendo servessare come un... Sai che significa il verbo servessare? Eh? Finalmente. Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo qua. Tra un po' l'incubo di questa cazzo di stella è finito. Si sta facendo rincoglionire un po' tutti. Me ne rendo conto. Here we go! Sali! Davide è salito! No! Ma porca la puttanata che è successa, non ci posso credere. Non è successo. Non è possibile. E poi vedi che è successo. Poi ho preso la stella che avevo già preso. Per colpa dei miei problemi di autismo. Ma perché sono così down? Perché? Sono queste. Mi danneggio da solo. Ma vedi, tu vedi la Madonna, tu vedi quante me ne sta facendo oggi. Cosa? Fare così sarebbe stato. Ora dovevo entrare nella piramide, giusto? Sì, bravo. Devo aspettare che l'ascensore mi porta giù. Basta, tipo un ascensore che mi sta portando giù, che cazzo devo fare? C'è lì contro con un boss, se non sbaglio. È forte, devo dire le bestemmie per farlo. No, è abbastanza down come boss. Sì, c'è il boss, hai ragione. Oddio, le mani grandi che si muovono da solo con le... sono prebucate come Padre Pio. Chi passa di qui? Chi rompe i sigilli? Desti gli anziani? Non gradiamo la luce, Uram. Non amiamo gli intrusi. Abbia inizio la battaglia. Come lo devo uccidere, Davide? Dai pugni agli occhi. Ah, sembrano le mani bucate di Padre Pio. Sai che sembrano delle mani bucate di Padre Pio? Sono chiusi gli occhi, come faccio ora? Ora è aperto. Ah, ho colpito il buco di... Ah, ecco. Salviamo per evitare di prenderlo nel retto. Ok. Una mano si è inculata. No, l'ho mancata come il deficiente autistico ebreo che sono. E apri. Ok, l'ho fatta. Dimmi che è morto. No, è ancora vivo, porca puttana. E apri quel cesso di occhio che ti ritrovi. Salviamo per evitare di prenderlo nel culo, altrimenti sono troppo ansioso e non ci riesco e mi inculo. Quante puttana adesso dici? No, l'ho mancato. Che cazzo. Vabbè, perché ho problemi mentali di serie. Siamo morti tutti e due, c'è stato il double KO. L'ho ucciso! Salutami a Satana. A chi, Davide? A chi? A Satana? Sì. Ora mi devi guidare completamente con la quinta stella.